Franca Minucci, questa sera al Parco Hotel Villa Immacolata ha vinto il brodo di Pasqua. Cosa ha avuto di più questo piatto realizzato dalla signora Rosaria Barbetta rispetto agli altri? Sì, ha avuto un'armonia di sapori. Intanto ha avuto un brodo assolutamente leggero, giusto, ma molto profumato, molto intenso nonostante fosse leggero, quindi poco, anzi assolutamente grasso, quindi per niente grasso. E poi aveva questo insieme di verdure, e appunto miste al formaggio e alle uova, ma delle verdure leggerissime, perché ha usato l'indivia e un pochino di cicoria molto, diciamo, dolce. E poi questa pizza di formaggio che viene appunto fatta e viene messa insieme al brodo, quindi un insieme di sapori, aveva la giusta calibratura di profumi e di sapore, quindi era un piatto assolutamente delicato ma anche molto difficile da fare. Ma se potesse esprimere in voti l'impegno di queste casalinghe nella finale regionale qui al Parco Hotel Villa Immacolata, cosa potrebbe dirci? Io credo che è stato già detto molto anche da persone esperte, insomma molto più di me. È stata veramente, questo è stato un crescendo. Noi che abbiamo fatto tutte le altre edizioni, le varie tante altre tappe di questa rassegna, possiamo sicuramente dire che è stato un crescendo, e hanno ragione anche i titolari di questa azienda, di questo bellissimo posto, di questo bellissimo locale, a prendere spunto da moltissimi di questi piatti, perché hanno una particolarità, come ho già detto, sono legati al territorio pur rivisitando, diciamo, le nostre tradizioni, la nostra cultura. In questo caso erano molto vicini anche alla Pasqua, erano molti cibi pasquali, quindi tutti giocati un po' sul formaggio, sulle uova, sulla presenza appunto di questi elementi che sono tipici della Pasqua.